torna il pronto soccorso all'ospedale di Bordighera. Abbiamo visto la chiusura del cerchio, cioè come era stato promesso il 1° di maggio, questo punto di primo intervento è diventato un pronto soccorso, quindi un upgrade delle attività. Naturalmente si inserisce all'interno, diciamo, delle altre due offerte, quella più vicina di Sanremo e l'altra che è quella di Imperia. C'era bisogno di avere una terza gamba su cui appoggiare l'emergenza urgenza di questo territorio e con gli amici di GVM questo è avvenuto. All'interno vi è tutto quello che è, diciamo, necessario perché si svolgano le attività di pronto soccorso, dalle componenti laboratoristiche, diagnostiche, l'osservazione breve intensiva, le sale visite, e quindi credo che questo sia un risultato importante per le persone malate di questo territorio. Questa insegna alle mie spalle è stata chiusa nel 2012. Ci sono state battaglie, il Comitato di Difesa del Saint Charles, tanti sindaci e tante amministrazioni hanno lottato per la riapertura. Finalmente oggi abbiamo la possibilità di poter dire il pronto soccorso operativo, lavora in sinergia con gli ospedali di Imperia e di Sanremo e siamo davvero molto contenti che si sia arrivati alla conclusione di questo percorso. È una soddisfazione grande per gli operatori del settore e per ASL 1 in particolare con Regione, proprio perché siamo riusciti tutti insieme con un lavoro in team a portare avanti una progettualità importante per la cittadinanza di queste zone. Abbiamo restituito un ospedale completamente funzionante e oggi anche avviamo, comunque ricordiamo l'avvio che è avvenuto qualche giorno fa, di un pronto soccorso che sostituisce il precedente punto di primo intervento, quindi dà una garanzia, diciamo, ancora più radicale a tutte le situazioni di emergenza urgenza che si potranno verificare per la cittadinanza di queste aree. Gli accessi sono stati importanti, li registriamo, li monitoriamo costantemente. Anche in passato presso tutti gli accessi, diciamo così, erano un numero importante. Quello che cambia è la complessità delle prese in carico, perché si cercava di orientare verso il punto di primo intervento complessità minori, quindi codici bianchi e codici verdi prevalentemente. Diciamo che con l'apertura del pronto soccorso potranno essere prese in carico anche codici di maggiore complessità. Quindi garantire un'integrazione con il sistema di emergenza urgenza e con la rete del 118. È stato inaugurato oggi il pronto soccorso, è stato portato a compimento un percorso per il St. Charles. Il pronto soccorso di Bordighera oggi riesce a dare un'offerta alla domanda emergenza valutando e contemplando tutti i codici di triage. Come sappiamo, l'emergenza viene valutata attraverso un sistema molto particolare. Abbiamo del personale formato per poter sopperire a questo tipo di domanda, a questo tipo di esigenza. Sono state aggiunte delle apparecchiature importanti all'interno del pronto soccorso, quindi sia per quanto riguarda l'emergenza rossa, quindi nelle camere rosse, sia per quanto riguarda un point of care per tutti gli esami della biochimica e quant'altro per dare delle risposte più veloce. D'altro canto si sente sempre parlare molto volentieri di privato ed SSN. Allora, è una differenza che rimane nell'amministrazione, ma non è una differenza che rimane nella sostanza, perché i cosiddetti privati, sono coloro che già gestiscono degli importanti pronto soccorso. Nel nostro caso il gruppo Villa Maria gestisce già altri due importanti pronto soccorsi, uno molto importante su Roma, uno a Cortina, poi c'è questo, poi ce ne sono degli altri. Per dare un'idea di cos'è un privato accreditato, il Gemelli di Roma è un privato accreditato, il San Raffaele è un privato accreditato, Humanitas sono privati accreditati e noi siamo privati accreditati. Quindi questo è un pronto soccorso oggi aperto, privato accreditato, quindi a completa disposizione della popolazione.